Salve amici! ci sono. Sono andata stamattina a pagare l'immondizia. Che bello! Scusate che non mi riuscite a vedere bene perché stamattina è uscito un sole meraviglioso. Non che vi perdiate qualche cosa, anzi, oggi è un giorno libero. Ed è forse il primo reale, tra virgolette, giorno libero che avendo da tanto tempo e quindi sto approfittando di farmi tutte questi giri, queste spese e nulla, mi mancavate, quindi ho detto voglio approfittare di oggi che sono un pochino di più a casa. Ma comunque aspettate che non so se mi vedete, ok. Sono comunque un attimino di più a casa, sono in condizioni pietose, ma io mi sono vestita, ho messo la felpa, ho messo la giacchina e sono venuta in posta. Che poi oggi pensavo tra me e me, no? Io sono stata sempre abituata in realtà a stare fuori in campagna, no? Posto meraviglioso, cioè non mi lamento di questa cosa, però diciamo che in questi anni, nonostante cioè ci sono pro e contro in tutte le cose, sicuramente stare lontani dalla famiglia è il contro più brutto che ci sia. Però cioè, siamo riusciti sempre a stare più o meno in zone dove nei dintorni c'erano le comodità. Quindi stamattina pensavo, ma comunque è bello poter prendere la macchina, tempo 2 minuti, sei alle poste, fai quello che devi fare e ti ritiri. Non è scontato come cosa. E anche se stamattina diciamo che pensavo tra me e me anche questo, il fatto che da quando ci siamo trasferiti in questa casa nuova, tra virgolette, se ne sono andate di soldi, ragazzi. Vabbè, ok, perché poi abbiamo dovuto comprare tante cosine che erano necessarie. E vi ho aggiornato volta per volta quando abbiamo fatto i vari acquisti. Noi, vi dico la verità, almeno che siamo molto oculati da questo punto di vista, nel senso che cerchiamo sempre le offerte, lo sapete, quindi anche per gli elettrodomestici e le altre cose abbiamo cercato di andarci cauti. Però tra tutte le cose, effettivamente se n'è andata una bella cifra. Ieri facevamo i calcoli col Santo Subito costa tanto e adesso sto pensando che domani devo pagare anche l'affitto. Per cui ho notato che lo stipendio di questo mese, io forse non so se l'ho visto, se mi è rimasto qualcosa, non penso. Comunque, no, veramente non penso. Ad ogni modo, era giusto per aggiornarvi perché c'è una novità, siamo riusciti a comprare il materasso. Ok. E entro dentro e vi aggiorno. Dovrei anche pulire la macchina con l'aspirapolvere, ma come potete vedere, una bella giornata di sole. È uscita una bella giornata. Infatti, ho approfittato pure per fare due lavatrici stamattina. Ne dovevo fare pure un'altra, ma sto aspettando il Santo Subito che è andato in palestra, così mi lavo anche le sue cose. E nulla, ci vediamo dentro, che è meglio perché ci sono persone che mi osservano. E io mi sento osservato. Perché? Allora, amici, rieccomi. Ho notato che devo cancellare qualcosa nella memoria perché ho pochi minuti da riprendere, nel senso che mi risulta. Vabbè, comunque ci penso dopo. Aspettate che mi sono messa il caminetto come sfondo per rilassarmi un attimo. Perché mi dà quella sensazione di qua invece è tutta roba che io devo andare a buttare in tutto questo. Benissimo. E nulla. Devo cominciare a vedete, c'ho il camino là. Notate una cosa? No, non la notate. Allora, ho un materasso in più steso sul divanetto.
Peraltro al divanetto noi abbiamo acquistato anche, non ci fate caso al pavimento perché devo passare l'aspirapolvere e la lavapavimenti. E ve l'ho detto, oggi è giornata un po' pulizia, un po' farmi tutto quello che non sono riuscita fino ad adesso, tutto attaccato. Adesso vi faccio vedere, ho lavato delle cose perché mi sono arrivate delle cose di Shein, che però appena ho la possibilità vi faccio il video. E comunque vi dicevo. Come potete notare, abbiamo acquistato sia questo topper che è una nuvola, ragazzi, cioè guardate com'è morbido, e questo l'abbiamo pagato intorno alla settantina, non mi ricordo, comunque da Amazon l'abbiamo preso ed è un topper di 7 centimetri che, dato che noi abbiamo questo divanetto qua per quando vengono gli ospiti, insomma così, e tra poco dovrebbero arrivare ospiti, e praticamente abbiamo pensato di prendere questo per, insomma, per renderlo più comodo, perché non che non lo fosse, però in realtà non è un divanetto nel senso di quelli grandi che tu dici, wow, che poi in realtà noi mi hanno detto, mi hanno suggerito, e magari ditemelo se sbaglio, che anche il famoso divano che noi volevamo acquistare, che non siamo riusciti a trovare nemmeno usato, ma è quello di Mondo Convenienza, tipo da 700, non so qua, 750, che ha la penisola che si tira e si forma come letto. E, è comodo, sì, per dormire, ma non era proprio questa grande comodità, perché se non mi sbaglio ha tipo dei rialzi. Comunque, onestamente, ragazzi, cioè già abbiamo speso troppo, e quindi tra il divanetto e il topper comunque abbiamo speso una bella cifra. E voi mi potete dire a sto punto di comprare il divano? No, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, ve l'assicuro. Perché poi il topper in realtà lo utilizzerei comunque, perché la sera io mi ci metto su questo divanetto a guardare la TV, e comunque mi sarebbe, cioè mi è mille volte più comodo così che il divano, perché noi ci siamo seduti quando siamo andati da Mondo Convenienza, mi sono pure, cioè ho provato com'era, e me l'hanno fatto provare, ho provato pure, mi hanno fatto sedere su quello di IKEA, me l'hanno fatto provare, e onestamente non, no, e no, nel senso che quello di IKEA, che costava quasi quanto questo, in realtà non si apriva così tutto quanto, cioè non diventava tipo letto. E questo qua, come potete vedere, adesso vabbè, non ci fate caso perché ci sta l'altro sopra, che la signora della casa gentilmente mi ha detto che appena ha la possibilità lo viene a prendere, quindi per questo l'ho messo qua. Lo potevo mettere anche nella stanzetta di là, però di là mi è più comodo perché parte che devo sistemare, però di qua tengo, vedete, tutti i panni da mettere, da sistemare così, quindi preferisco tenermi qua libero. Perché se me lo metto qua alzato, non posso appoggiare niente là, oppure lo metto alzato qua e poi non posso lavorare al computer. Meglio di no, anche perché la stanzetta non è piccolissima, cioè per me va bene come spazio in più, però onestamente se gli vado a piazzare sto coso adesso. E vi volevo far vedere il divano nuovo. Ovviamente non ci fate caso, è il divano, si c'ha il materasso nuovo. E non fate caso al budel, al casino, perché ovviamente io stamattina l'intento era sistemare un attimino il casotto. Vabbè, là ho sistemato già dal santo subito, là, lui è proprio così, là, quello è il suo angolo. Ho messo solo i cuscini e poi quel coso là che si sta rivelando utilissimo, quello di Timu che avevo preso tempo fa, perché ci appoggiamo i panni, ci appoggiamo le cose. Di qua devo sistemarmi io perché qua c'è il mio pigiama. Stamattina mi sono qua, ci metto le scarpe che uso frequentemente, qua ci metto delle cose tipo i trucchi, quelle cose, e le devo sistemare sotto. Non ci fate caso, comunque vita vissuta, vita reale, vita vissuta. Io vi faccio vedere, non avrebbe senso comunque. Lo abbiamo aperto ieri, lo abbiamo fatto stare aperto qualche ora, però ovviamente dovevamo dormire e dovevamo vedere se il divano, se il, ciao, ma perché dico divano?
Io adoro la visuale qua fuori, guardate che bello. Vabbè, detto ciò, perché dico sempre divani che è un materasso? Questo materasso ce l'hanno portato arrotolato sotto vuoto, perché adesso i materassi questi in memory, questo è memory con 1600 molle insacchettate, le abbiamo preso ora ed è il nostro autoregalo di Natale, perché abbiamo detto, dato che c'era il Black Friday, l'abbiamo preso su un sito che si chiama Brico Bravo. Sono stati, cioè, mi hanno fatto subito la fattura. Mi è arrivato veramente in pochi giorni, nonostante Black Friday, con comunque la cosa tracciabile. Quindi, non lo conoscevo sto sito. Nel cercare cose economiche, abbiamo trovato sto materasso che è praticamente così. Io ve lo dico a titolo informativo, perché magari se qualcuno di voi li sta cercando. Ora, non è che vi posso fare questa grande recensione, nel senso che lo stiamo provando adesso e lì si doveva assestare un attimino. Questo è completamente sfoderabile ed è l'altezza di, mi pare, 27 centimetri, quindi è bello alto. È un altro mondo, ragazzi, è un altro mondo. Io adesso l'ho scoperto un po' per far prendere aria, un po' perché così si assesta un altro poco. Dato che adesso non ci siamo, ci abbiamo dormito stanotte, ragazzi, guardate, cioè, non ho parole, è proprio un'altra cosa. Quindi abbiamo deciso di lasciarlo così e lo dovevamo provare. Uno, lo dovevamo provare, due, perché comunque adesso c'è la garanzia nel caso uno lo volesse mandare indietro, e due, dovevamo vedere se avesse qualche difetto visibile, perché ho letto in alcune recensioni, non di questo sito, ma su Amazon, addirittura guardando vari materassi e cose, che ad alcune persone nelle recensioni addirittura era arrivato tipo squarciato il materasso. Quindi ho detto ieri, alzando subito, apriamolo perché almeno così vediamo com'è. Lo abbiamo fatto stare aperto tutto il pomeriggio, la sera ci siamo messi sopra giustamente per guardare la TV, per dormire, perché insomma così. In realtà potevamo dormire anche di là sul divanetto, per farlo, insomma, però non abbiamo resistito perché dovevamo provare, come si dovevi, cioè la qualità del sonno qua sopra, come si dormiva. E ragazzi, è un altro mondo, proprio un altro mondo. Questo è tutta la parte di sopra, è tipo memory, tipo sette zone, e sotto ha le molle, cioè l'abbiamo pagato, e io infatti ancora non ci credo, 260 euro. Cioè, è comunque la dimensione di un matrimoniale, cioè 260 euro, ragazzi, con lo sconto e con il Black Friday, perché su questo sito ci sta pure lo sconto. Cioè, raga, meglio di così, ne abbiamo guardati tanti di siti e poi alla fine abbiamo trovato questo qua e a livello di qualità-prezzo ci sembrava quello migliore. 260 euro non sono niente secondo me per un matrimoniale così. È alto, è sfoderabile, è ortopedico e tutto il resto. Raga, speriamo di trovarci decentemente per stanotte. Insomma, io mi sono proprio resa conto quando mi sono svegliata stamattina che la mia schiena ringrazia, perché io stavo iniziando ad avere veramente dei doloretti. Tanto è vero che per assurdo a me oggi fa male un po' la zona lombare, perché stavo talmente male su quell'altro che avevo le molle che si sentivano sotto e dormivo, sentivo proprio che come se affondasse da alcune parti, che la mia schiena per assurdo adesso è come se si stesse rimettendo a posto per una notte che ci ho dormito. Quindi ve lo dico giusto a titolo informativo, a me non mi paga nessuno, anzi, e quindi se vi dovesse servire un materasso, questo sito Brico Bravo, ci siamo trovati bene. Ovviamente poi ogni esperienza è a sé. Comunque, giusto per farvelo vedere, perché sono entusiasta, ovviamente entusiasta anche del fatto di farvi vedere che sono una zozzosa, che ho le cose e devo pulire, raga, ve l'ho detto che oggi è giornata pulizia. Nel frattempo però, fatemi, eccoci, nel frattempo però vorrei iniziare a mettere a cucinare, perché va a finire che poi dopo si fa tardi, e stamattina, ho fatto le lavatrici, io adoro. Lo scoppettio di questo coso mi ricorda il caminetto di casa mia.
No, raga, vi prego che sono, un momento questo qua per me è un po' particolare, mo, specialmente mo che si avvicinano le feste. Se Dio vuole scendiamo, però è sempre la solita corsa, è sempre, cioè già l'idea di doverli vedere per pochi giorni e poi dover risalire, poi. Comunque, che vi volevo dire? Ah, sono bellissime, vabbè, le avete viste anche negli altri video, ma sono troppo belle queste. Queste proprio sono un orgoglio. Vi faccio vedere che ho messo, vedete, i panni qua davanti. E questa è la comodità di avere una cosina privata dove mettere i panni. E queste che vedete qua sono tutte cose nuove Shein che poi vi farò vedere. Però adesso insomma le ho messe un po' di qua al sole perché ho preso l'asciugatrice, però ragazzi io finché posso risparmiare risparmio, quindi ovviamente tutto sporco e ve l'ho detto, devo sistemare, ho cacciato un po' la carne tritata che ancora non si è fatta del tutto, però voglio fare, prima pulisco la cucina, dopodiché mi metto un attimo a cucinare. Volevo fare questi gnocchetti, ecco perché ve lo stavo facendo vedere, questi gnocchetti qua che abbiamo trovato ieri all'Eurospin, che non ho la più pallida idea di come siano, però per riempire un po', perché sono 500 grammi ragazzi, ma non è che vi fate sto piattone, ho pensato di metterci, di farli con zucca e cipolla, sì, ciao, con cipolla e carne, come se carne macinata, come se fosse una specie di genovese, però molto più light. E quindi non lo so, adesso li proviamo, vediamo come sono, perché volevamo prendere quelli ripieni, però quelli ripieni sono una bomba, ma mi sembrano veramente tanto calorici. E quindi ho pensato che sarebbe stato meglio prendere questi. Vabbè, vado a sistemare, pulisco, poi cucino e poi devo ripulire. Che bello, che bello. Allora, amici, ho cucinato, ho messo a fare come avete visto là le verdure con le cipolle e adesso devo sistemare questi pannucci qua. Vi volevo far vedere che io tengo sempre un po' aperto quando posso per evitare, insomma, che poi si faccia la muffa così. Vedete? Cioè, oggi, alla fine è una bella giornata, se non fosse che fa un freddo. Tengo aperto anche un pochino di là in cucina perché quando cucino i vapori non mi piace che si facciano, insomma, non mi piace che si facciano tutti quei vapori. Ecco qua, li giro e vediamo se riesco a sistemare. Mamma mia, io non sto nemmeno tanto bene, raga, perché io sono andata a lavoro. Perché avevo delle cose veramente importanti da fare in questi giorni, mi è passata addosso l'influenza, ma proprio mi ha scaraventato via così, però purtroppo sono andata comunque tutti i giorni perché avevo necessità di andare e dovevo esserci e quindi adesso sto così, non è che sto proprio benissimo. Devo sistemare queste cose. Come potete sentire,
Ho approfittato per recuperare qualche video perché io anche questo, prima avevo un po' più di tempo per guardarmi i video delle persone che seguo di solito. Ho visto un video di Eleonora che saluto, Melania che era un sacco di tempo che non riuscivo a recuperare i video, Chiaretta, cioè tante ragazze che io seguo con tanto affetto, cioè che mi fa piacere seguire, che però purtroppo ho notato che ultimamente proprio non ho il tempo materiale. Voi mi direte, ma perché non li guardi di sera? Quando ti rilassi? Quando ti rilassi? Va bene. No, vabbè, ma a parte quello. E approfitto così, mentre sto a fare le pulizie, le cose, faccio pure, mi distraggo un po' e sistemo i panni, tutte le varie cose. E faccio anche questo, quindi adesso devo passare a terra la lavapavimenti, che oh raga, io ho svoltato, cioè con quella lavapavimenti e con come si chiama? L'aspirapolvere ho svoltato proprio, credetemi, cioè io non che pensassi che non fossero, aspettate che, ecco, non che pensassi che non fossero utili. Ma sono stata sempre una che ha fatto sempre le cose molto a mano, e però quando lavori, ragazzi, è diverso. Cioè, prima, se vi ricordate, io a casa non è che se già usassi tanto poi cose particolari, cioè utilizzavo cose normali, no? E tipo straccio, acqua. Non che ora non utilizzi più, però diciamo che il fatto di avere la lavapavimenti e l'altra l'aspirapolvere ti rivoluziona parecchio, perché diciamo che poi la pulizia grande non la devi fare tutti i giorni e quindi è comodissimo così. E adesso le sto a piegare queste cose, ma le piego un po' alla bene e meglio, perché sono tutte cose che poi serviranno di nuovo per la palestra. Quindi le lascerò di qua sulla sedia, ecco, così poi qui c'è direttamente un altro cambio per la palestra. Non per me, non per me, perché io purtroppo quest'anno, nonostante avessi voluto andarci e avrei bisogno di andarci, non mi sono segnata, ero partita con tutte le buone intenzioni per segnarmi, ma poi non mi sono più segnata perché raga, non penso di avere proprio il tempo e le forze fisiche, cioè mentale più che fisiche quest'anno di iscrivermi in palestra, perché ho tante cose da fare e quindi va così, va così, è giusto così. E però la cosa importante è che si lavori e tutto il resto, quindi mi dispiace più che altro perché me l'ero ripromessa di ricominciare, insomma, oddio, nulla mi vieta da gennaio di provarci, però non so se ce la faccio a seguire il ritmo della palestra perché non lo so. Comunque, adesso finisco qua di sistemare i panni. Dopodiché vi faccio vedere, aspettate che prima che faccio perché vedo che ho pochi minuti da poter riprendere. Vi saluto qua e vi faccio vedere giusto gli gnocchetti per farvi sapere dopo come sono. E spero che questo vlog vi abbia fatto un po' compagnia. Aspettate che vado a girare qua un attimo perché altrimenti, ecco, perché se no mi si attacca tutto. E nulla, vi saluto. Ci vediamo nel prossimo video e se mi ricordo vi riprendo perché voglio capire come sono questi gnocchi, così vi faccio anche la review degli gnocchi. Ciao amici, allora ecco il piatto. Sento subito che ci mette il parmigiano. Vai, vai. E io lo assaggio così in nature per capire come sono. Buone, buone, e si sentono pure abbastanza, cioè nonostante io abbia messo condimento, sono buone.
Sono carini. Buon pranzo, amici. Al prossimo vlog. Ciao.